Quando uno pensa a come si poteva vivere a Chieti negli anni 30, alla sua vita culturale, all'entusiasmo che i giovani nutrivano per il futuro dell'Italia fascista e del suo impero. Quando uno pensa alle sfilate dei volontari che partivano per le guerre coloniali. Quando uno pensa al ritorno e ai trionfi dei conquistatori del suolo d'Africa. E poi i bambini di Chieti, ospiti delle colonie marine di Francavilla a Mare, sull'Adriatico. Il mare Adriatico degli anni 30, con i trabocchi per la pesca, da Fossacesia a San Vito, a Ortona. E qui la maggiolata, sui carri trainati dai buoi, con i cori diretti dal maestro albanese. E le grandi vele delle paranze che alla sera rientravano nel porto del fiume Pescara e scaricavano il pesce. Un'aria immobile, quasi di attesa. Chi mai avrebbe potuto immaginare quale tragedia si stava preparando per tutti? Già il 14 gennaio a Casablanca, Roosevelt e Churchill avevano cominciato i preparativi dell'operazione Husky, l'invasione dell'Italia da sud. Inizialmente il piano prevedeva lo sbarco americano nella costa occidentale della Sicilia e a Palermo. Poi, invece, il comando americano concordò con quello inglese un'unica zona di sbarco, a sud-est, fra Licata e Siracusa. Entro un paio di mesi l'esercito anglo-americano avrebbe invaso la Sicilia. Nella zona costiera di Gela ci furono combattimenti accaniti fra americani e tedeschi. E intanto si scatena il primo tragico bombardamento di Roma. Mussolini, messo in minoranza dal Gran Consiglio, il 25 luglio viene tratto in arresto dai carabinieri e portato via da Roma in località segreta. La reazione del Führer è immediata. Teme che l'Italia possa ritirarsi dalla guerra. Ma Vittorio Emanuele III rassicura i tedeschi. L'Italia proseguirà la guerra al loro fianco. Intanto però avvia accordi segreti con gli alleati per un armistizio che il generale Castellano firmerà a Cassibile il 3 settembre del 1943. Nonostante l'avanzato stato delle trattative fra italiani e anglo-americani, in Abruzzo, il 27 agosto, c'era stato il primo attacco aereo a sorpresa. Gli alleati bombardavano Sulmona, causando la morte di 99 persone, per la maggior parte civili. Dopo quattro giorni, il 31 di agosto, è la volta di Pescara. La città, all'improvviso, è investita da un terribile bombardamento. Nella calura dell'ora di pranzo, squadriglie di liberator alleati riversano su Pescara una pioggia di bombe e distruggono gran parte della città. Nel frattempo l'esercito alleato sbarca in Calabria e in mari porti della Puglia, puntando verso il nord della penisola. Mercoledì 8 settembre 1943, i Savoia mantengono una posizione ambigua e non si decidono a comunicare ai tedeschi che l'esercito italiano si è arreso. Visti i tentennamenti italiani, il generale americano Eisenhower decide di trasmettere lui stesso la notizia dell'armistizio da Radio Algeri. È una notizia sorpresa e devastante per il re d'Italia, che temendo la vendetta tedesca organizza un frenetico allontanamento da Roma la notte fra l'8 e il 9 settembre. Appena fatto l'armistizio, gli ufficiali ce ne sono andati, tutta la notte ce ne sono andati, e mi ero mai solo in militare. Vi è arrivato qualche ordine dall'alto? Sono venuti i tedeschi, ci ha disarmato là in caserma, ci ha portato in stazione e ci ha caricato nei vagoni, ci ha portato in Polonia. Ma gli ufficiali italiani? E gli ufficiali che non abbiamo visto più nessuno, siamo rimasti soltanto noi. I tedeschi hanno ucciso due persone, uno Alfonso D'Orazio, che doveva far scappare un figlio, teneva un giovanotto, Nicolino. Come si è affacciato alla porta per aprire la porta o figlio per far scappare i tedeschi e ha sparato. Quel giorno fecero D'Orazio più una vecchietta. La vecchietta passava i tedeschi, ha aperto la porta quattro dita. Bam, che la sparava avanti. Quindi con il fondo D'Orazio scappava per la diretta, bam, l'ha fatto pure per quello. Sabato 16 e domenica 17 ottobre ci sono bombardamenti su Chieti Scalo e su Chieti Centro, dove muoiono 5 persone.
Da martedì 19 a domenica 24 continuano i bombardamenti aerei su Chieti. I danni alle persone e alle cose sono incalcolabili. Quegli edifici custoditi per anni con cura, quelle chiese così sacre, quelle strade così armoniose, quelle abitazioni costruite con sacrifici immensi, a volte con anni di lavoro all'estero, tutto viene giù in pochi secondi. I lutti e la disperazione della popolazione civile, cominciati con i bombardamenti, aumentano con lo sfollamento, quando le autorità tedesche ordinano l'evacuazione di tutti i paesi vicini al fronte. Le case vengono abbandonate, spesso con la forza. Quando è venuto i tedeschi a tirarci fuori, prima cosa mi ha puntato la pistola alla gola e poi un tedesco ha preso un nervo, ha scroccato 3 nervate a mio padre, a un vecchio. Il primo sfollamento di Palena avviene il 7 ottobre, verso piccole contrade vicine. Martedì 25 ottobre viene ordinato lo sfollamento di Guardia Grele e gli abitanti si rifugiano nelle grotte o in casolari di campagna. All'inizio di novembre ci sono i primi ordini di evacuazione per gli abitanti di Ortona. Giovedì 4 novembre viene ordinato il totale e immediato sfollamento del paese di Fara San Martino. Dice, arrivati i tedeschi. Dice, mettetevi pronto perché ci sta uno sfollamento. Per tutto l'autunno la caccia ai patrioti e agli antifascisti si intensifica. A Chieti arriva Mario Fioresi, che capeggia il famigerato squadrone fascista, detto Banda Fioresi. Nel corso delle retate, lunedì 8 novembre, vengono presi a Santa Barbara, processati sommariamente e fucilati alcuni patrioti, tra i quali Antonio Aceto e Francesco Sciucchi. Alla fine del mese di novembre, le forze alleate riescono a superare il Sangro e il giorno 30 arrivano a Fossa Cesia. Il 3 dicembre anche Lanciano viene liberato. Il fronte si sposta. La linea Gustav, una linea immaginaria che collega Ortona sull'Adriatico a Gaeta sul Tirreno, si consoliderà per ben 6 mesi. L'inverno è duro, con abbondanti nevicate, e i tedeschi inaspriscono le condizioni di vita già difficili, razziando animali e provviste e alimentando l'odio da parte delle popolazioni locali. I nazisti comunque per tutto l'inverno requisiscono animali, catturano uomini e distruggono abitazioni. Chi si ribella viene passato per le armi. Infine infliggono il colpo decisivo, imponendo l'evacuazione totale dei paesi e costringendo le popolazioni ad allontanarsi senza una destinazione e a cercarsi altrove ricoveri di fortuna. Alle 4 di sera è cominciato il bombardamento qui a Palena e i tedeschi ci hanno cacciato, ci hanno portato via. E ci hanno fatto fare tutta la strada, tutta a piedi, con tanta di neve, 50-60 centimetri di neve ci stava. E ci hanno portato tutta a piedi fino a Pesca Costanza. Assieme a noi ci stava una donna che portava un bambino di 20 giorni, a volte uno sciamo. Disse, io voglio vedere se questo bambino non si sentiva, voglio vedere se è vivo o se è morto. E allora siamo arrivati a sta capanna. Era buio, si è messo tutti quanti intorno, sta donna ha preso il bambino, l'ha aperto, era vivo, però aveva tutte le gambette nere. Noi stavamo verso la Vesola, sul greto del fiume, e i tedeschi passavano sopra per far tacere quei bambini, ogni tanto un po' di pane, oppure c'era mamma Rosina che se li teneva così. Ma era un disastro, la notte non passava mai. Abbiamo dormito per terra,
con le coperte, e gli uomini dormivano nella pagliaia dove c'era un asinello e due o tre pecore. La notte venne anche due giovani tedeschi, due giovanotti. Una volta sgomberate, le antiche abitazioni vengono minate e fatte esplodere, in linea con la strategia della terra bruciata, abitualmente applicata dall'esercito tedesco. Quello che non hanno demolito i bombardamenti alleati viene distrutto irrimediabilmente dalle mine tedesche. Perché gli inglesi bombardavano e ha fatto moltissimo danno, ma la distruzione più forte di tutto l'ha fatta i tedeschi. E nel ritirarsi ha minato tutte le case di tutto, l'ha fatto scoppiare. Quando era ai boschi con l'animale, si sono tutti uno scoppio forte. Se ne va a cascare la casa, è meglio. Ci piacciono tutto l'animale e stiamo senza niente. Che quattro figli girano, scappano e si abballano per casa. È stato brutto 9 mesi a Sulmona. Mamma dovette vendere l'oro, tenevamo qualche soldo, è finito tutto. Poi mio fratello si metteva un sacchettino la mattina e usciva a chiedere, andava alla badia di Sulmona, là c'erano tutte le gente, insomma, di campagna, e riportava questi rapunzoli. La sera aspettavamo che tornava lui. Sono azioni umanitarie che possono costare la vita anche di intere famiglie. E forse proprio perché la banda di Rocco Angelucci è stata aiutata dai residenti che tutta la contrada di Caramanico di Miglianico deve subire la devastazione e il massacro di un gran numero di civili. Le stragi e le rappresaglie si susseguono per tutto il mese. Erano ben nascosti lì e loro potevano uscire solo di notte. Poi è successo che la moglie di uno di questi uomini aveva trovato della farina di grano turco. Allora pensò di fare un po' di polenta e di portarla a quei poveri uomini che non mangiavano niente. Fece la cosa più sbagliata che potete fare, perché i tedeschi la videro, la seguirono e trovarono questi uomini nascosti là dentro. E li costrinsero a salire su una stradella che passava sopra questa collina. Quando questi erano belli tutti e quattro affilati sopra, uno dei tedeschi con la pistola si è messo a fare il tiro a bersaglio e ha sparato al primo che è caduto giù, il secondo che è caduto giù, il terzo era un compagno mio della stessa mia età. Nel pomeriggio del 30 dicembre, sulla collina di Santa Cecilia, vicino Francavilla a Mare, i tedeschi a un tratto cominciano a sparare all'impazzata su un gruppo di civili che sono stati rastrellati per i soliti lavori di fortificazione. Ne uccidono subito 9 e poi ne catturano altri 12 che passano per le armi senza alcun processo. Qualcuno poi dirà che la strage è avvenuta perché forse i tedeschi sapevano che tra quelle vittime si era nascosto il capo partigiano Rocco Angelucci. Altri diranno che si trattava di una vendetta per la perdita di un commilitone che aveva provato a violentare una ragazzina di 14 anni. In una terra che è diventata sempre più terra di nessuno, le violenze arbitrarie da parte dei nazisti aumentano di giorno in giorno. Due tedeschi ritornavano, erano ubriachi, da letto balena a piedi. Hanno preso mia sorella. Mo mia madre vedendo prende mia sorella, che erano ubriachi. Siccome portavano un bastone, c'era la neve, tirano una bastonata a tutto tedesco e se ne va in mezzo a questi cespugli. La tedesca stava sempre in mezzo, sparato a destra e a sinistra. Mi ricordo proprio, mi è rimasto impresso. Tenevo 44 anni questo, e tenevo 5-6 figli. Stava a pascolare le pecore. Quella ha visto alto, quella si è fermata, pum, la botta l'ha presa qua. E dopo è morto subito. Ha fatto un centinaio di metri, scappa verso casa, però non ce l'ha fatta più.
Era così giovane, aveva 17 anni, aveva una coscienza politica. Non era neanche una coscienza politica. Era che venendo qui e trovando tutte le case distrutte, vedendo i tedeschi che s'accanivano contro gente indifesa, gente che non aveva nessuna colpa contro donne e ragazze. Io mi trovava rubando i fagioli per l'orto e allora con questo mi ho trovato in mezzo a una compagnia di 7-8 persone, a una campagna così, 7-8 persone. E stavano chiacchierando e mi disse a me, dice, vuoi stare anche tu? Sto anche io, mi disse, non c'ho nessuno. E mi stai là, in mezzo a questi qua c'era un maresciallo dell'esercito, vedi? E dice, facciamo una battuglia, ecco si chiamava come si chiamava la Brigata Maiella, battuglia. E se mi fate una battuta noi stessi, volontaria, e c'eravamo armati noi c'eravamo l'arma così, non ce l'avete date l'inglese. Fucile da caccia. Fucile da caccia? Che ci stava allora. In una prima fase, gli inglesi usano i patrioti per la loro conoscenza del territorio. Soprattutto per avere informazioni sui movimenti e sulle postazioni del nemico. Con una faticosa azione diplomatica, l'avvocato Troilo riesce pian piano a superare la diffidenza da parte degli inglesi e a ottenere armi e munizioni per i patrioti della Maiella. Pian piano, con lo spostarsi del fronte, in alcuni paesi le popolazioni cominciano a rientrare. Quando siamo entrati a Lama, era tutti morti, decine e decine, tutti sparati alla nuca. Una coppia qua a Lama Vecchia, erano farmacisti, erano fotografi. Quando i tedeschi, una pattuglia tedesca, là ci stavano molti fascisti, non in grede, si sono abbracciati e che gli hanno sparato la nuca. Quando siamo entrati alla Lama, le mi trovate a terra, abbracciate. Lei ha visto molta gente morire? Uno di Civitella è morta da qua, a fianco. Poi, d'un tratto, è la fine di un incubo. Sul fronte occidentale, la quinta armata americana è arrivata fino a Roma, liberata il 4 giugno. Sul fronte orientale, i tedeschi si ritirano rapidamente e l'ottava armata inglese arriva a Chieti fra il 9 e il 10 giugno.